Il progetto PAZ nasce all'interno della cornice dettata dal documento Orientamenti per l'apprendimento della filosofia, è un documento che ha fatto il Ministero dell'Istruzione qualche anno fa e che lancia la possibilità di rinnovare l'insegnamento della filosofia in un'ottica per tutti, cioè filosofia per tutti. Il progetto Rindire, che si chiama PAZ, Approccio Filosofico al Pensiero Critico, parte da questa indicazione. Abbiamo cercato in questi anni di raggiungere molte scuole, abbiamo raggiunto circa 1100 scuole con un coinvolgimento di quasi 1800 docenti, portando l'esperienza a Rindire soprattutto nell'ambito dello sviluppo del pensiero critico. PAZ consiste in un modello didattico che parte da una riflessione intorno alla parola del linguaggio comune, parola del linguaggio ordinario, quindi amore, viaggio, libertà, credenza, che sono parole che colpiscono molto gli studenti. Quindi entriamo in classe, ragioniamo con loro, con un brainstorming. Poi sottoponiamo dei testi di natura filosofica come un ulteriore compagno di riflessione, facciamo lavorare i ragazzi in gruppo, proprio stimolando la loro creatività, la loro riflessione critica sul tema proposto e alla fine insieme al docente proponiamo una riflessione più generale su questi temi, su queste parole. Dunque parte da una riflessione sul lessico, potenziamento del lessico, del nostro linguaggio, che ha a che fare molto con l'educazione civica. Uno dei risultati interessanti di questo progetto è aver portato la filosofia, intesa come sviluppo del pensiero critico, nelle scuole tecniche professionali di 4 regioni, in accordo con gli uffici scolastici regionali, per i quali dall'inizio dell'anno, circa un'ora a settimana, i colleghi sperimentano la filosofia dentro l'insegnamento dell'educazione civica. Accanto a questa possibilità il progetto si è ampliato coinvolgendo le scuole del primo ciclo, soprattutto soprattutto le scuole primarie, quindi gli ultimi anni della scuola primaria. Ovviamente il metodo è un metodo che si è adattato alle tipologie di scuole, alla tipologia anche di insegnanti, ma che punta ad una riflessione critica proprio sullo sviluppo del pensiero. Usiamo molte strategie riprese dalla letteratura scientifica, dalla nostra esperienza, insegniamo per esempio che cos'è l'illusione della conoscenza, ci sembra di sapere una cosa, poi proviamo a descriverla e ci accorgiamo che non la conosciamo, proviamo a riflettere su come il nostro cervello si muove, quindi pensieri lenti, pensieri veloci, e attraverso queste strategie, come per esempio la tecnica della domanda, la tecnica della riflessione critica, riusciamo a sostenere i ragazzi in questo approccio critico nei confronti appunto della quotidianità. Un ultimo elemento che ci sembra importante sottolineare riguarda i dilemmi etici. PAZ ha approfondito il debate, una metodologia didattica piuttosto conosciuta, diffusa e molto efficace, in un'ottica più etica, cioè puntiamo invece di una competizione ad una collaborazione, mettendo al centro dei dilemmi etici, da quello dell'uomo grasso, come volgarmente si chiama, quello dell'identità, quello del nucleare, dell'ambiente, in cui spingiamo i ragazzi a confrontarsi e a rispondere attraverso la filosofia appunto in modo etico.